forse è andato giù. Forse di fare danni io, non lo Sì, so. Tutto a me. è a terra, è almeno uno. Oh, bene, un problema in meno. Gianni, ti sento. Tocca a Nando. Ok, allora io cambio il fucile perché ho già visto che quello al plasma fa fatica da queste distanze e cerco di colpire alla testa quello stronzo che è appena sbucato dall'angoletto. E ho già fatto i conti, ma non si può, 10. E inceppo il fucile nel fare 10. Uno scontro tra titani dello sparo proprio. Mamma mia, davvero. Click, no, si fa così, click, va bene. Lo inceppo meglio io. Tocca a Quindi non è loro. un. Fatti fuori veramente il boss così. Io ero Sì, convinto l'ha che sarebbe durata ammazzato. ancora un botto di più. Oh, una certa, i Dalle. multifide finiscono, Sì, avete fatto un raid, lo state attaccando in 4 da 4 round. Non avete mai sparato ai suoi hub. Ed è andata benissimo al Don che Jack l'abbia fatto fuori. Se no si sarebbe girato. Oh, io ho 34 PF, posso reggere un turno, Allora. Tu già c'hai 16 di CA, giusto? Sì, sarebbe da 18. Quindi un bel 18, sì. Eri pure duro da colpire. Ah, vedi, Il problema è che poi sono fatto di burro quando mi colpisci. mettersi in copertura dietro il muretto e sparare un singolo colpo al Don perché è quello più vicino. 17 CA. E lui fa 11 più 9 e ti piglia. I 20. danni. Faccio 2 danni, dai. È vero, c'ho 33 PF adesso, no 34. E lui si mette in copertura perché deve disinceppare il fucile. E tocca a Don. Don sta facendo dei complessi calcoli strategici mentre è allo scoperto in una stanza vuota. No, è che sto pensando a una cosa. Gli sparo con la pistola laser da qua. Direi che l'hai preso. Direi che non gli hai fatto danni. 7 danni di Ah energia, no, non. energia. Energia lui para 5, quindi hai fatto 2 danni. Ah, bene, ma non benissimo. Tocca a Gianni. Io mi avvicino al tipo che in pratica sta morendo dissanguato e puntandogli il fucile gli dico: bene, signora dalle strane mutande, in questo momento sei il dio di sole due cose, del cazzo e della merda e anche di quello solo per poco. Credo che quello che tu stai per fare è un colpo di grazia, vero? Sì, vabbè, facciamo il colpo di grazia se lo dobbiamo eliminare definitivamente. Vabbè, c'è E bisogno che tiro i dadi, no? no, Perché tanto tanto è era già morto, no? morente, diciamo che è morto. Io Ok, lo potrebbe. so che potevo sprecare meglio il mio turno, però mi ero fissato che dovevo dirgli sta frase prima o poi. Ma tanto adesso eri anche in una situazione in cui non è che potevi fare cose molto più utili, eh. Mi sento offeso attualmente per questa affermazione. Tocca a Jack. Io non vedo nessuno. No. È Cioè, una cosa voluta. è strano. Loro hanno una specifica strategia che si chiama cercare di non morire, che tende a toglierli dalla linea di vista. Mi sembra giusto. Dato che dentro c'è già Gianni e il Bon Bon che andranno sicuramente a sdunzare quello di dentro, io andrei a seguire il bastardetto, però dovrei fare un bel po' di passi. E c'ho le gambe pesanti. C'è anche le gambine corte. È un nano, è proprio il peggio del peggio. Proprio è pessimo. Non so se muovermi così tanto, sinceramente. Ma sì, buongiorno. Però è educato. Lui sta ancora selvaggiamente cercando di disinceppare il fucile. Molto bene, intanto non è che posso fare molto. Spiace per No, è voi. finito il tuo round in realtà, col doppio movimento. Tocca a Nando. Ok, il tipo dietro l'angolo per me ha copertura, ma cioè, lo vedo, giusto? Lo vedi, sì. Ok, allora scocciato dalla carenza di azioni in questo lato della mappa, mi tiro una riga di sniffo e con il naso sporco di droga e polvere da sparo gli tiro un colpo ignorando copertura al più 20. Proprio, cioè. Proprio cioè, trapasserebbe un muro di 4 metri di spessore. A 33 suppongo di prenderlo. Lo hai preso. E sono 2 di 10 danni. E gli faccio 14 danni alla testa. Danni da energia, lui para 5.
Quindi se ne piglia 9 e salta il round salvando probabilmente la vita a Jack. Adesso tocca a loro. Lui salta il round. Lui continuerà a sparare sul Don perché comunque è il bersaglio più prossimo. E anche quello più in vista. Fidati che Gianni lo vede chiunque ed è quello più carismatico della stanza. Allora, Penso che abbia preso con due attacchi è perché c'è più difficoltà. 6, quindi col 12 non ti piglia, gli altri ti pigliano. Non si può vivere per sempre. Questo è. E beh, due Due da. danni e 6 danni. Allora, e andiamo a 29 danni precisi, cioè sarebbe a Sei me? subito 29 danni, curati, sì. No, non so di sta a me, quindi io faccio questo. E mi nascondo. Proprio ho fatto troppo di corsa. Sì, in realtà tu hai sbattuto una craniata contro il muro e sei caduto per terra e questo ti ha nascosto. E tocca a Gianni. Ti sei messo là perché volevi eseguire qualche piano particolare, Don? No, mi serviva da fare il furtivo successivamente, però Perché è l'unico fondamentalmente posto della stanza in cui ha coperture. non mi piace essere sparato. In pratica la mia idea è questa. Dimmi se sei d'accordo. Beh, è un po' Visto difficile. che questo è dietro un tavolino che fa molto salone dei vecchi film west, la mia idea è che io facevo i miei quattro passetti e attivavo la mia abilità di gruppo bersaglio d'opportunità, che è quella che ci permette di sparare due volte in un turno a me. Gianni, sei tu il padrone del tuo personaggio, io non ti posso di... Sappi che Don ti seguirà sempre. L'hai salvato per Ah, prima va bene, solo volta e... per vedere se ti Ah, piaceva dai, io sono l'idea. felicissimo di riuscire a fare due furtivi in un turno. Va bene, Riesco. io me la faccio tranquillo a camminare fino a qua mentre carico il mio fucile. Dopodiché urlo a Don: avanti, Don, è ora di darci dentro. E attivo la mia abilità. Ok, dopo Gianni tocca a Jack. Che sappiamo tutti che cosa farà. Guarderà negli occhi Predone Gli dà tanti bacini. intensamente. Ecco. Volevi fuggire, eh? E invece, eccomi qui. Ah, mi permetto di tirare, di per colpire. Ah, luridi. Sarebbero comunque tutti almeno 6, eh? Almeno Al 6. sarebbero tutti al più 6, non al più 8, perché è il meno 2 per ogni attacco. Ah, sì. Però lui c'ha classe armatura 12, quindi il primo lo Ok, perciò il becca. primo e basta. Sì. Ok, allora tiriamo. Fa 7, non faccio danno. Perché lui E spara 7. vabbè, non è andata di fortuna, troppo semplice. Sì, voi della parte siete Parte. anticlimatici. Dentro c'è la mega rissa, uso di abilità tattiche, e voi state lì a sparar via salve tra di voi, salta il turno, il tipo a cui non piace lo sniffo, gli piace solo l'odore, che tra l'altro tocca proprio a Allora, ancora inebriato dagli effetti dello sniffo, esco calciando la porta del pulmino perché ho capito che qua non ce ne facciamo niente di questo ferro lui. vecchio. E mentre corro in direzione di Jack, che sembra aver bisogno di aiuto, cambio arma e faccio in modo di arrivargli vicino, imbracciando la vecchia Betsy rubata al mutante lì, il fucile a pallettoni del nonno che apre la rosa di colpi. Il fucile a pallettoni del nonno l'avevi incastrato con l'ascensore per non far salire la gente. Ah, cazzo. Allora gli arriverò col fucile da cecchino in mano. Vabbè, mentre cammini lo disincentri. No, vabbè, con quello al plasma. C'ho la collezione dei fucili. Ah, è vero. Ok, lui però Quanto riesco ad avvicinarmi però in tutto questo? ti avvicini di 27 caselle, diciamo che rientri. Adesso sai dove è il tuo segnalino. Esci dal parcheggio e ritorni nell'area di combattimento. Quindi lascio lì il token, boh. Ok, adesso lui. Ah, lui non è più chain stannato, quindi lui fa un passettino indietro giusto per non essere sparato e poi spara a Jack. No, Jack. Ah no, lo inceppa al secondo tiro. Quindi Ottimo. 16 su Jack. Prende al pelo 16 io. E allora sono un dado da 10 danni su Jack, 5 danni. Sono balistici. Sono balistici.
più due danni. Ora, mi dispiace rovinarvi la festa, ma lui vede Gianni avanzare, lui sa che c'è qualcuno nascosto perché ti ha visto sparire lì dietro. Prima sparerà al Gianni. 25. 9 danni per te, balistici, e poi andrà a mettersi dietro l'angolino alla porta. Sei contento, Master, che mi hai fatto appizzare un talento? L'avete vista la mappa e non mi sembrava il caso di interferire con le vostre scelte tattiche, però, cioè, te nella stessa situazione cosa avresti fatto? In che senso appizzare un talento, scusa? Perché la mia abilità, questa che ho attivato, che ci durerà mettere per 5 turni, adesso è praticamente inutile perché lui è là dietro. Manco vedo più, quindi. Esatto. E si è messo in una posizione in cui per voi è estremamente difficile bersagliarlo entrambi, quindi vediamo quanto siete bravi a muovere, ma potenzialmente ha fatto mangiare un'abilità una volta al giorno a Gianni a gratis. Adesso tocca al Don, che ha perso Perché un round per nascondersi e vede vanificato il round che ha perso. io non so dietro quale scaffalatura lui si è nascosto, giusto? Lui è semplicemente fuori dalla linea di vista. Vabbè, io gli urlo a Don, sbrigati, non stare rannicchiato là dentro, è scappato dalla porta. Io così lo vedo, cioè nel senso sulla mappa mi appare. Sì, ma non puoi tracciare angolo da nessuna parte. Nemmeno così? Forse da lì sì, il tuo angolo in basso a sinistra vede il suo angolo in alto a destra. E senti, spero con la pistola. Ce l'ho in mano. Però devi rifare furtività perché ti stai muovendo. Ma questa volta esce Non così più può decente. battere, quindi salti fuori dal muretto e spari. Allora, io faccio un D20 più 2 rispetto a quello che ci ho segnato sulla scheda, e quello che ho segnato sulla scheda è più 9. Più 9 se entro 9 metri, quindi è più 12 al tiro per colpire. 20, lui c'ha il più 4 del muro, però va a 16, quindi l'hai preso. Ok, quindi è un D8 più 3, quindi 6 più 2, 17 danni di energia. Aia, lui ne Questo l'hai sentito, è infame. para 5 Quindi entrano 12 al bambino. e lui ne ha subiti 14. Tocca a Gianni. Va bene, io lo vedo che scappa e lo inseguo correndo. Quant'era per 3 in situazioni normali il massimo di Sì. velocità correndo, giusto? E qua sono 50 e poi altre due caserme. Considerando, sì, fai che arrivi alla porta perché comunque non puoi andare in linea retta perché di mezzo c'è il muretto. E se corri puoi farlo solamente in linea retta senza ostacoli. Ah, ok, perché il muretto mi interrompe la corsa, Forza. ok, capito. E quindi quanto devo calcolare? Sono doppio movimento, standard doppio movimento? Considera il doppio movimento, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E sei comunque passato attraverso il muretto, ma fai niente. Vabbè, in questo caso non è correre, sto andando più movimento, quindi si può fare, Sì, no, arrivi lì. E tocca a Jack. Un po' arrabbiato, guardo il predone davanti a me e gli faccio: Ehi! Hai quasi Comunque graffiato la mia camicia! E gli non tiro sei un'altra bravo. fucilata. Siete due che si sparano con dei mitragliatori a 9 metri di distanza e non vi state facendo danni. Preso. 3 centri, 12, 7, 11. Lui para di 7, 8, 9, 10, 11. Quindi gliene entrano 4, 8 e una 9 danni. Tocca Nando. Ok, io muovo nella direzione. Jack come sta adesso? In che condizioni lo vedo? Jack, come stai? Tutto bene, la famiglia? Io sento. No, prima è stato colpito, no? Sì, non ho idea delle vostre statistiche. So che Gianni è ferito. Comunque mi avvicino a Jack, perché ho capito che c'è un altro nemico e mando giù una nuca cola. Sì, ha capito che questo è l'ultimo combattimento, deve svuotare l'inventario prima della fine. Esatto, perché voglio viaggiare leggero al ritorno. O Sei anche basta, un perché non c'ho bambino. nessuno in vista. No, tocca a loro.
Lui continuerà a sparare dritto, lui farà 1,5 metri indietro e sparerà dritto su Jack. Conferma il critico. Porca lui Carota. è bestiale. Mi sa di sì. Su 13 ti prende. Lui ha 13, no, io ho 16. Piglia solo due volte, una volta fa un dado a 10. Vabbè. Ullala. E una volta dopo fa due dadi da. E vabbè però. Non gioco più. Sta cercando di distruggermi la camicia, non va bene Allora, l'altro invece. Vabbè, l'altro invece intanto spara Gianni. No, Gianni. Perché se in realtà ha difficoltà a vedere Gianni, ma vede bene Don. Quindi in realtà spara al Don. Lui ha sparato a qualcosa o a qualcuno che non fa parte però di questa quest. L'edificio sentiamo urlare, ai! No, a sto punto opta per un attacco completo. Sempre Eia, eia. sul 17-17. C'ho 18. In realtà poi. Se c'ho pure il 4 da copertura, dice avrei 22. Ok, niente. E poi si caverà dalla linea di vista. Don. E io lo inseguo. Intanto fa la prova d'acrobazia per scavalcare il Già. bancone, senza perdere movimento. Esatto. Non sembra essere un problema. E sparo con la pistola. Tanto non è che non posso fare tanto altro. Sparaci. E certo, poteva andare peggio, potevo fare uno di dado. Vabbè, lui ha classe armatura 12, quindi per motivi puramente formali lo hai preso. No, sono 9 danni, c'ho altri 4. Così ne hanno entrambi presi 18 e fanno pandare. Gianni! Gianni è qui! Che l'hai tenuto tu il conto dei turni passati? Sono Cioè, quindi due non è stato turni lì, da quando vabbè. avete fatto la roba. Ok, vabbè. Io corro qua e a questo punto a fucili spianati attacchiamo a sparare a questo. Cos'è che si può dire, Emilio? Vabbè, si è A capito a cosa stai questo pensando. brutto ceffo. Sì. Ok, l'ho colpito. Vuoi divertire, no? Non ti puoi divertire. Devi sparare. Dannalo. Non importa. Ma prima lo devo colpire, giusto? Sono danni Sì. per cortesia. Giusto pro forma, sai, magari esce un critico. Danni. E te danni tutte e due. Sì, ma da Don para 5 se ne piglia 2 e da te para 7 e non se ne piglia niente. Tocca Jack e la sua infinita sfida contro l'altro predone. Chissà cosa succederà. Ancora più incazzato, rivoltosi al bredone. Malvero, cerca di colpirmi in punti dove non c'è la maglietta! Preso. Molto preso. Ancora più preso. Cazzo, quasi fatto critico lì. E se facevo critico? No, vabbè, non c'è il per 4. No, c'è solo il per 2. Vabbè, uno Per devo farlo tua a prendere. fortuna. Decisamente. Secondo danno. Secondo danno. Terzo danno. Se gli hai pigliati i danni questa. Stavolta sì, lui continua a parare 7, quindi se ne viene a 7, 2, 3 fanno 5, 10, 13 danni per Very well. lui. Tocca a Nando. Allora, io mi sposto qui mentre maneggio, mentre giochicchio con una granata. Ok? Sì, perché Vedo dovrebbe Jack essere. ferito, mi giro verso il predone e gli dico: "Ehi amico, reggimi un attimo questa." Prometto di colpirlo. Sì, lo credo anch'io. Proprio glielo infila nella tasca, cazzo, la bomba. Bam! 14. E il predone era forzuto. Ma non ha preso. Dopodiché guardo Jack e gli dico: "Ho delle cure se vuoi, aspetta." E ti dà una granata. Ma c'ho 4 HP di meno, cioè nel senso sono a full vita praticamente. Ho visto con la maglietta tutta rovinata, ho pensato che fossi ferito. No, è che quel predone non aveva buon gusto. Senti. Dall'interno a voi cade qualche calcinaccio in testa. E Cosa?
E tocca all'ultimo dei cani qui, ma l'ultimo dei cani, vista la situazione ed essendoci anche delle bombe che vengono tirate, credo che si allontanerà come azione di non è abbastanza lunga la mappa per vedere fin dove arriva. Secondo me abbiamo sprecato più risorse di quelle che abbiamo guadagnato Vabbè, facendo queste cose. io e Don lo vediamo correre spaventato, ci guardiamo negli occhi, scoppiamo a ridere, suppongo si sia finita qua, ma... A Io meno non che Don seguo. non voglia fare qualcosa, che è tecnicamente l'ultimo del round. Sopra la spara un colpo in lontana proprio così a sfregio mentre scappa. Corri, Shoshanna, corri! Racconta quello che hai visto qui! E con questo termina la vostra quest. Nel successivo looting dei cadaveri, le chiavi del furgone e il volante del Volante. furgone ce l'aveva il capo dei predoni. Era uno dei sonagli, immagino. Esatto, erano tutti i sonagli. Ah, Per ok. stare sicuri hanno tipo quattro chiavi diverse che devono essere ruotate in una particolare sequenza. A me un po' è seccato perché io non volevo usarlo veramente per scappare. Il mio primo piano sarebbe stato lanciarlo attraverso le porte aperte dell'edificio. Volete salutare il Ha pubblico che ci ha seguito fino bisogno di adesso? personaggio, però. Ciao Sì, io pubblico. ho un appello per tutti. Adesso che avete visto come funzionano le campagne col CAE, stateci alla larga. Nel senso, se ci Non provo, entrate in andate questo in tunnel camera. di sofferenza. Ma no, non è neanche morto Gianni stavolta. Davvero. Ma le Quindi sofferenze a una certa sono. ero Ma le convinto che fosse sofferenze. morto davvero. A una certa ero convinto anch'io che Gianni era morto. Poi Jack ha fatto il turno della sua vita e ha tirato giù il capo dei predoni. Datemene almeno uno di turno buono. Litigato con Gianni. Infatti, ero già pronto a immolarmi. Io lo distraggo tipo un moscerino sull'elefante.